Bene. Presentazione. Presentazione. Piatti. Questo è bellissimo. Dalla Sri Lanka. Come si chiama? Scamburiani. Scamburiani. Scamburiani, un applauso allo Scamburiani. Questa è Romania, chi è stato? Chi è stato? Mici Sermaluze. Come? Mici intorno e Sermaluze in mezzo. Mici intorno. Mici intorno e Sermaluze in mezzo. Un film delicato, divertente, allegro, ma che ci ricorda anche la bellezza dell'educazione, qualcosa che forse insomma si è un po' dimenticata anche nel modo classico di insegnare. Sì, l'educazione specialmente dei bambini è fondamentale perché è il futuro dell'umanità, nel nostro caso dell'Italia. E poi noi abbiamo grandi tradizioni, Maria Montessori era italiana, c'era pure nelle vecchie mille lire. È una maniera molto allegra, un metodo che ha dietro un pensiero, un ragionamento, tantissima esperienza, però espresso con grande leggerezza, comunicato con grande allegria. Buongiorno, amici, non ho trovato la frutta, però c'ho un grandissimo mal di testa, non lo so che mi succede oggi. C'ho come un casco di banane sulla testa, guardate. Trinchete, tronchete, trum. Che testa c'era. Che bello. Le splag bananele. Okay. Non è facile essere genitore di un bambino del cielo azzurro perché deve partecipare almeno una volta a settimana alle varie attività. Lì i genitori riscoprono la loro parte infantile, regrediscono all'infanzia. Infatti nel film c'è anche tutto un montaggio di regressione all'infanzia attraverso delle foto. Che cosa l'ha convinta, diciamo, a dirigere questo lungometraggio? Ma io all'inizio non ero così convinto. Poi sono stato 2 o 3 settimane lì, giusto per rendermi conto, ho detto questo è veramente è un posto bellissimo, magico. E poi è pieno di speranza, perché l'Italia è un paese dove tutti non credono più niente, dicono vabbè, figura di là, c'è la mafia, c'è la corruzione, figure che interessi ci sono dietro, niente, è brava gente semplicissima, bravissima, eroi quotidiani che cercano di fare semplicemente il loro dovere e lo fanno molto bene. Lui è Samuel e viene dalla Romania. Oggi è il primo giorno che viene a scuola. Vi chiedo di aiutare Samuel e avere pazienza con lui quando parla, perché lui non parla l'italiano, vi stavo dicendo, quindi lo dobbiamo aiutare a imparare l'italiano. Ciao, spettacolo, che spettacolo! Venite a vedere Sotto il cielo azzurro, è un film documentario, ma molto divertente, che racconta un'Italia inaspettata con bambini e personaggi che sono i maestri del cielo azzurro, veramente formidabili. Ciao, spettacolo, che spettacolo. Io mando a casa da tantissimo. Ma tantissimo quanto? Fino al 5. Fino al 5 mangi.